Questa mattina vorrei iniziare con una storia, una piccola breve storia. Vediamo se qui mi si accende la storia. E praticamente questa è la storia di sei ciechi. C'erano sei ciechi che praticamente stavano all'interno di una piccola città. E in questa città un giorno fu portato un elefante. Allora, loro si chiedevano, noi vorremmo conoscerlo, ma come facciamo a conoscerlo se non abbiamo la possibilità di vedere? E allora il primo disse, io lo so come si può fare, noi potremmo andare all'elefante e toccarlo, così avremo modo di poterlo conoscere. Bella idea, dissero tutti gli altri. Così sei ciechi andarono dall'elefante e si avvicinarono, e il primo gli toccò l'orecchio, bello grande, piatto, e questo orecchio sventolava da una parte all'altra facendo dell'aria fresca. E quindi disse, sapete una cosa? L'elefante è come un grande ventaglio. E il secondo invece gli toccò una gamba e disse, no, ti sbagli, l'elefante è come un grande albero. Siete entrambi in errore, disse il terzo cieco. L'elefante, disse, è come una corda, toccando la sua coda. E subito il quarto cieco toccò la punta aguzza di una sciabola e disse, no, guardate, della zanna, e disse, no, l'elefante è come una sciabola. Vi state sbagliando tutti quanti. L'elefante, mentre il quinto cieco stava toccando il suo fianco, è come una forte muraglia. E alla fine arrivò il sesto cieco, che intanto stava afferrando la proboscite, e gli disse, no, l'elefante è come un serpente. Continuarono poi fra di loro a litigare, a discutere su come doveva essere questo elefante, e per mettersi d'accordo. La morale di questa storia qual è? È che credere che la realtà che osservo sia l'unica realtà possibile è la più grande e pericolosa illusione. Questa parabola ci mostra bene come ognuno di noi tende a rappresentarsi la realtà in base a che cosa? Alla nostra percezione delle cose, a come noi vediamo la verità, la realtà, e questo ci rende veramente ciechi e non ci permette di vedere le cose come sono anche da altri punti di vista. Quindi questa mattina l'invito è non guardare solo quello che tu vedi con i tuoi occhi, perché noi li abbiamo, ma lascia che lo Spirito Santo questa mattina possa aprire la tua mente a qualcosa di diverso. E paradossalmente, per vederci meglio, dovremmo ricordarci tutti di essere un pochino ciechi. Nel Vangelo di Giovanni, al versetto 9, è scritto «Io sono venuto nel mondo perché coloro che non vedono, vedano». E quelli che vedono diventino ciechi. Ed è come se dicesse Gesù, coloro che credono di vedere devono imparare a riconoscere di essere ciechi. E coloro che sono consapevoli invece di essere ciechi devono imparare a sperare nella guarigione che io sono venuto a portare. Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel Vangelo di Marco? Al capitolo 10 vediamo una guarigione, un miracolo, uno dei più belli secondo me nella scrittura, che è la guarigione del cieco di Bartimeo. Dal versetto 46 al 52. Poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatesi, disse, chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli, coraggio, alzati, egli ti chiama.
Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Amen. Ed è meraviglioso come termina questo passaggio, non solo che il cieco recupera la vista, ma che seguiva Gesù per la via. E Gesù disse di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Gesù stesso ha dichiarato questo, di essere, lui era, è e sarà il centro di ogni cosa. Gesù Cristo di Nazareth, lui è la risposta ad ogni bisogno del cuore di ogni essere umano. E che cosa stava succedendo in questa storia? Abbiamo visto che Gesù stava camminando, stava uscendo da Gerico, e sempre nel capitolo 10 precedentemente è scritto che lui aveva appena preannunciato ai suoi discepoli che sarebbe stato tradito, sarebbe andato sulla croce, sarebbe morto e poi dopo 3 giorni sarebbe risorto. E così lui si stava dirigendo insieme ai discepoli e alla folla che lo seguiva verso Gerusalemme, e quindi che distava più o meno una 30 chilometri da Gerico. Quindi lui camminava verso Gerico e questa folla, proviamo un attimo a immaginarci questo scenario: una folla di gente, una città affollata, e va un po' in contrapposizione con quello che invece era la realtà di quest'uomo. Gesù era in movimento, camminava, e dall'altra parte invece vediamo un uomo solo che giaceva, come abbiamo letto, ai margini della strada. E chi era questa persona? Era un cieco? Era un cieco, una persona che non poteva vedere? Una persona che probabilmente, siccome ci dice la scrittura che lui recuperò la vista, probabilmente prima ci vedeva, ma è arrivato un giorno in cui successe qualche cosa, non sappiamo qual è la circostanza, ma lui non vedeva più. Immaginate come si poteva sentire. Immaginate che, oltre ad essere cieco, ci dice che era anche un mendicante, quindi era povero. E quindi al tempo addirittura i giudei consideravano quasi questo tipo di persone come persone che a causa del peccato si ritrovavano in questo modo, e quindi le emarginavano anche. E vediamo che qui, proviamo a immaginarci, aveva dei sogni? Sì, sicuramente aveva dei sogni. Sicuramente desiderava avere una famiglia, sicuramente desiderava poter vedere la luce, quello che lui aveva sempre visto, il mondo. Come si poteva sentire dopo aver visto tutta la creazione, a un certo punto vedere tutto buio e nelle tenebre? E io me lo immagino lì in quel margine della strada gridare: fate la carità a un povero cieco. E magari qualcuno passava e gli dava qualche cosa, qualcun altro invece magari proseguiva, andava dritto per la sua strada. E lui magari stava pensando: ma perché? Perché questa cosa è capitata proprio a me? Perché io? Ci troviamo di fronte a una persona che si sarà chiesto centinaia, centinaia e centinaia di volte: perché questa cosa è capitata proprio a me? Una persona disperata, afflitta, scoraggiata, che aveva tutti i suoi sogni infranti. Sapete questo cosa mi ricorda? Mi ricorda questa società di oggi. Persone che, per avere un attimo di felicità e un po' di pace, sono a mendicare un qualsiasi cosa pur di dare un senso alla loro vita. Sono disposti a tutto, a vendere il proprio corpo, i propri ideali. Una società che corre affannata e che sta mendicando per che cosa? Per attimi di felicità. Altri che, per trovare attimi di felicità, cercano e mendicano un po' di droga,
un po' di pastiglie antidepressive. E non lo dico io, sapete, le statistiche oggi confermano la crescita di consumo di antidepressivi. La gente non sa più cosa fare, non sa più dove trovare una speranza. E molti di noi, alcuni di noi stamattina, anche qui o di chi ci ascolta, probabilmente non ce la fanno più. Sei arrivato a un momento della tua vita dove forse stai attraversando una situazione e come il cieco tu dici: dov'è la speranza? E anche se sai che Gesù può essere la tua speranza, in questo momento magari non riesci a vederlo così. E allora io mi ricordo che anche nella mia esperienza io cercavo qualcosa che riempisse un vuoto nel mio cuore, e io ho mendicato chiedendo un po' di droga, un po' di alcol, chiedendo qualcosa che soddisfasse la mia vita, perché avevo un bisogno dentro il cuore. E sapete, il cuore dell'essere umano è vuoto a causa del peccato. Il cuore dell'essere umano è vuoto. Io e te nasciamo con un cuore vuoto. E la società che cosa fa? Non fa altro che aiutarci affinché rimanga così, ad accrescere questo vuoto nel nostro cuore. Ci sono persone che per un like, un mi piace sui social network passano notte e notte a andare a vedere se c'è qualcuno che si interessa di loro, per sentirsi un attimo apprezzati, per un pochino di felicità, per un momento che dicano: qualcuno si sta occupando di me, sta pensando di me. E questo cieco di cui ci racconta la Bibbia si alzava la mattina sperando: forse oggi qualcuno passerà e magari mi darà qualche cosa e potrò arrivare alla fine della sera. Forse oggi qualcuno avrà pietà di me. Quanta gente si alza la mattina sperando che arrivi subito sera? Quanta gente in questa società, persone che conosciamo, hanno così una vita distrutta che non vedono l'ora che arrivi notte? E io ti voglio dire questa mattina che se tu sei questa persona che non vedi più speranza, se tu dai il tuo cuore a Gesù, se tu metti fiducia in Lui, quello che dice la Scrittura è che tu tornerai fuori da questo luogo trasformato, salvato, guarito, con una nuova speranza, perché Gesù è la nostra speranza. Amen? Sapete, come il cieco di cui abbiamo letto, ci sono tanti ciechi nel mondo. Allora tu potresti dirmi: ma io ci vedo. Tante persone ci vedono e camminano nella luce del giorno, ma sono nelle tenebre. E così come quest'uomo che non ci vedeva, ci sono ciechi. Gesù non parlava solo di una guarigione esteriore, fisica, perché altrimenti che senso avrebbe guarire una persona, dargli una benedizione, se poi non ha pace con Dio, se poi andrà all'inferno? Che senso avrebbe, ditemi voi, ricevere una guarigione ma non avere la pace nel cuore? Rimaniamo ciechi dentro. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Io credo nei miracoli, voi ci credete? Amen. I miracoli Gesù ne ha fatti tantissimi, ma sapete qual è il più grande miracolo che Gesù abbia fatto? Il più grande miracolo che non sia mai stato fatto e che nessun altro poteva fare è il miracolo della salvezza. È il miracolo di essere in pace con Dio, riconciliati con Dio. Gesù ci parlava proprio della cecità dell'anima, perché la cecità più grave è quella dentro di noi. Quali sono le cause? Perché tu sei cieco? Perché l'egoismo ti rende cieco? Perché l'orgoglio ti rende cieco? Perché la rabbia, il rancore, l'amarezza ti rendono cieco? Tu ci vedi, ma sei cieco. Sei cieco. Dentro di te, se non hai Cristo, sei cieco. E tornando al brano, al versetto 47, arriva un momento in cui il mendicante dice che ha udito, ha sentito, c'erano dei rumori.
Lui probabilmente nella sua storia avrà sentito parlare di questo Gesù di Nazareth, perché dalla Galilea, dalla Giudea, dove andava, si trasmettevano le voci. Lui veniva a sapere che c'era un uomo, un certo Gesù di Nazareth, che guariva le persone, che mondava i lebbrosi, che guariva gli zoppi, che risuscitava i morti, che dava la vista ai ciechi. E allora si spargeva questa voce e lui probabilmente avrà pensato: ma sarà veramente poi vero, sarà veramente così? E quindi avrà preso altre informazioni da altri, chiedendo: senti, mi sai dire chi è questo Gesù di Nazareth? Sai dirmi da dove viene, chi sono i suoi antenati? E così lui veniva a scoprire da persone che lui era il Messia atteso, il figlio di Dio, il re. E allora dentro di lui io immagino che lui potesse incominciare ad avere questa speranza che saliva e che poteva dire: se questo Gesù passasse un giorno dentro Gerico, dove sono io, e magari potessi incontrarlo, forse potrei essere guarito. Si incominciava a scaldare il suo cuore e forse quelle tenebre incominciavano a trovare un briciolo di speranza. E forse questa mattina, se anche tu sei senza speranza e se anche tu sei disposto a credere che forse Gesù sta passando proprio qui in mezzo a noi e ti vuole toccare, anche tu puoi recuperare la speranza che ti manca. E allora vediamo che a un certo punto dice: udito che passava, chi passava era Gesù, il Nazareno si mise a gridare. C'era qualcuno che gli ha detto: ma chi sta passando? Chi sta passando? E magari io credo fosse stato un discepolo. Gli ha detto: sai chi passa? Non è un governatore. È qualcuno che viene da Roma, qualcuno che può liberare, un centurione, qualcuno mandato da Cesare. No, chi sta passando non è un governatore. Chi sta passando, gli avranno detto, non è un centurione, è molto di più anche di Cesare stesso. Chi è? Chi è che sta passando qua? È Gesù di Nazaret, il figlio di Dio, il re dei re. È qui! Ed è qui stamattina. Il re dei re è qui. Quanti credono che Gesù è qui? E allora se credi che Gesù è qui, ti trovi nella stessa situazione in cui si trovava il cieco. Che cosa farai? Te ne starai lì seduto sulla sedia? O griderai a lui? Griderai di dire: io voglio uscire da questa situazione! Voglio avere speranza! E allora lui gridava: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi misericordia di me! E la gente continuava ad andare avanti. E la folla continuava, ma lui imperterrito: Gesù, figlio di Davide, abbi misericordia di me. E successe, che cosa successe? Che le persone, magari gli stessi discepoli di Gesù che camminavano con lui, gli dicevano: shh, non disturbare il maestro, lascialo stare. Lui è da fare, sta andando con i suoi discepoli, lascialo andare. Ma lui non diede ascolto. E sapete cosa dice? Ma quello gridava ancora più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi misericordia di me. Lui aveva visto che Gesù poteva veramente salvarlo, poteva veramente cambiare la sua storia. E se tu vuoi che Gesù trasformi la tua vita, avvicinati a Dio con questa preghiera stamattina: Signore, abbi misericordia di me. Il cielo non solo lo disse il cieco, ma lo urlò. E il problema più grande, sai qual è? Non è la crisi economica, non è la depressione. Il problema più grande che hai non è la malattia o la difficoltà che stai attraversando. Il problema più grande che hai è il peccato che ti separa da Dio. In Romani 3:23 è scritto che non c'è nessuna distinzione. Tutti hanno peccato e sono senza la gloria di Dio. Tutti. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Non ci sono alti, bassi, neri, bianchi. Non ci sono culture, etnie. Tutti abbiamo bisogno della sua grazia e del suo perdono. E quando gridava al cieco, c'erano però delle persone che non volevano che lui lo facesse. Ma lui cosa fece? Lui gridava ancora più forte.
E poi, al versetto 49, dice: Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo e portatelo da me. Perché Gesù non si era fermato prima? Perché lui voleva vedere il cuore di quest'uomo, voleva vedere la sua fede. E quando lui sentì che lui riconosceva, perché sapete, se lui avesse solo cercato la guarigione fisica, io mi sono chiesto, perché gli disse: abbi misericordia di me? Poteva dirgli: Signore, guariscimi, dammi la vista, ho bisogno della vista, dammi un lavoro, la possibilità di mantenere la mia famiglia. Lui invece disse: abbi misericordia di me. Sapete perché? Perché lui si riconosceva perduto, e non solo negli occhi, ma anche la sua anima. Lui si riconosceva un peccatore e aveva bisogno della misericordia di Dio. E allora Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E allora i discepoli rimasero così: come? Lui si occupa di questo mendicante? E sapete, nel Vangelo di Marco è l'unica volta che, mentre Gesù sta andando verso Gerusalemme, leggiamo che Gesù si fermò. E immagino Gesù che non era infastidito, lui aveva gioia e disse: fermi tutti, lo chiama alla sua presenza. E allora il versetto 50 dice: allora il cieco, gettato via il mantello, sapete, il mantello era, per un povero, era la sua casa, era la cosa, l'unica cosa che poteva proteggerlo. Infatti anche nell'Antico Testamento è scritto che comunque andava ridato il mantello a un povero. E lui cosa fece? Gettò il mantello. E questo sta a significare che lui ha lasciato tutto quello che apparteneva alla sua vita per andare verso Gesù. E poi disse: balzò in piedi. Cioè, immaginatevi un cieco che non vede neanche cosa c'è davanti, magari c'era un sasso, una pietra, una strada dei tempi, non sono come quelle di oggi. Lui balzò in piedi, lui disse: io devo arrivare a Gesù. E lui spostò ogni voce. E forse questa mattina ci sono delle voci che ti dicono, che vogliono tenerti lontano dalla presenza di Gesù e vogliono che tu non faccia niente. Forse ti dicono: vabbè, ma io alla fine comunque sono una brava persona. Sai, se io vado nei carceri, trovo tante brave persone. Ma voglio dirvi una cosa: l'inferno è pieno di brave persone. Noi non siamo bravi abbastanza per Dio. Lui non ci misura in base a quello che noi possiamo fare uno verso gli altri. Lui è un Dio giusto. Lui è un Dio che odia il peccato. Lui è un Dio che condanna ogni tipo di male. E noi siamo ciechi nell'egoismo, nella rabbia, nel rancore, nell'amarezza. E allora arriva questa parola di Gesù che mi fa sorridere e dice: che cosa vuoi che ti faccia? Come? Non lo sapeva Gesù che era cieco? Gesù voleva vedere la fede di quest'uomo. E la fede di quest'uomo che rispose, versetto 51, Rabbunì. Rabbunì vuol dire maestro mio. Sapete, tutti lo chiamavano Rabbì, che vuol dire maestro, maestro buono. Lui lo chiamò Rabbunì, il mio maestro, colui a cui io voglio affidare la vita. Che cosa vuoi che io ti faccia? Che io recuperi la vista. E Marco parla, l'evangelista Marco, già nel Vangelo, che il vedere non è solo un vedere fisico, come abbiamo detto, ma è un vedere nell'anima, è un vedere in tutto il proprio essere. E il cieco aveva capito che la vera visione non era solo riacquistare la vista degli occhi, ma era riacquistare la sua dignità, riacquistare il suo perdono, riacquistare la misericordia di Dio. Amen. E quindi finisce questo brano dicendo la risposta di Gesù: va, la tua fede ti ha salvato. Certo che era la presenza di Dio ad averlo guarito, certo che era la presenza di Dio ad averlo salvato, ma anche la fede di quest'uomo, anche la fede di quest'uomo. Perché se lui
non si fosse alzato e non avesse gridato, probabilmente Gesù non si sarebbe fermato. E se questa mattina tu non gridi a Dio, al di là di ogni voce, lui gridò ancora più forte, tu non gli dici: Signore, io credo questa mattina, non importa la mia crisi, non importa la mia malattia, non importa la mia difficoltà, ma io voglio avere fiducia che tu stai passando nella mia vita, che questo Gesù di Nazareth è vivente. Se tu vuoi sperimentare Cristo vivo, tu devi gridare a Lui. Sapete, io ho gridato tante volte nella mia vita, quando le cose non si muovevano, quando le situazioni non cambiavano, io ho gridato: Signore, Tu sei Dio, Tu sei potente da cambiare le cose. E Lui l'ha fatto ogni volta. Non so come, non so magari come l'avrei fatto io, l'avrei fatto in altri modi. Lui l'ha fatto perché Lui ci ama. E sapete, dice che una volta che la... Perché posso dire che lui cercava Cristo, il cieco? Perché poi dice che in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Mi ricordo i discepoli quando furono chiamati all'inizio, che Gesù gli diceva: vuoi venire dietro di me? Allora lascia ogni cosa e seguimi. E subito loro lo seguirono. Lui non gli interessava più niente del mantello, non gli interessava più niente di andare a trovare un lavoro, gli interessava di seguire Gesù. E Gesù stava andando verso Gerusalemme, dove sarebbe stato crocifisso. E vado verso la conclusione, dove nella croce vediamo la massima espressione dell'amore di Dio per noi. Dio è giusto e per questo deve condannare il peccato, ma Dio è amore. E per questo si è fatto uomo, suo figlio Gesù è andato sulla croce, ha versato il suo sangue innocente e tutto il male, tutta la sofferenza, tutta la schifezza dell'essere umano l'ha presa su di sé. Tutto il peccato del mondo, l'ira di Dio per il peccato, la rabbia di Dio verso il peccato, ma l'amore di Dio verso il peccatore ha fatto sì che, quando ancora è scritto in Romani 5, noi non lo conoscevamo, Cristo a suo tempo è morto per noi. E dopo la sofferenza della croce, prima di morire, Gesù disse: è compiuto. Che cosa voleva dire? Che tutto quello che richiedeva la giustizia di Dio era stato compiuto. Il male dell'essere umano era stato distrutto. Lui pagò il prezzo completamente, il prezzo di riscatto. E sapete, è per questo che nessuno si può guadagnare la salvezza. E facendovi un esempio pratico, poi pregheremo. Immaginatevi di avere un enorme debito. Il peccato è questo enorme debito che noi abbiamo verso Dio, un debito che non si può colmare. Pensate di avere, parlando di euro, 1 miliardo di debito. E tu, con le tue opere, pretendi di restituirlo con 100 euro al mese. Non potrai mai riscattarlo. Ma viene una persona e ti dice: ho saputo del tuo grande debito e ho versato i soldi che ti servono sul tuo conto. Ora quello che tu devi fare è solo firmare un assegno. È solo credere che questo debito è già stato pagato per te. Ma se tu non lo farai, tu perderai tutto quello che è stato versato. Allora questa mattina che cosa farai? Credenti o non credenti, proviamo a chiederci se Gesù riesce a suscitare ancora in noi delle domande, se sappiamo dargli le risposte che lui si aspetta, o se ci passa accanto come un amico fin troppo conosciuto. Torniamo a domandarci su Gesù, per riscoprire Gesù. Come Gesù entra a far parte della tua vita? È un'abitudine? È una delle tante cose che devo fare? O è il Cristo? È il Messia? È colui che mi ha trasformato? Colui che mi dà la sua vita? E la storia di Bartimeo, infine, ci dice che se sapremo avere fede, se sapremo attendere e gridare al Signore, la gioia che ci attende sarà simile a quella di un cieco che riacquista la vista, di un prigioniero che riacquista la libertà, di un povero che entra in possesso di una grande fortuna, la fortuna immensa di contemplare il volto di Gesù Cristo
nostro Salvatore e di rimanere con Lui per sempre, perché Gesù, lasciata quella croce, è risorto dalla morte. E per ognuno che crede in Gesù Cristo si diventa figli di Dio, perché noi nasciamo come creature di Dio, non siamo figli di Dio. Dio non ha nipoti, non ha creature, ma i suoi sono figli, e si diventa figli di Dio quando noi crediamo nel sacrificio di Gesù sulla croce, quando noi ci riconosciamo peccatori e ci affidiamo a Lui. Vuoi tu oggi incontrare il Signore Gesù Cristo?